Ciao a tutti, in questo video vedremo il nuovo strumento di intelligenza artificiale di Runway che trasforma le immagini in video. Abbiamo già parlato degli strumenti di Runway e in particolare di Gen 2 che permette di generare video a partire da testo. Vi lascio il link nelle schede. Recentemente però è stata aggiunta una nuova funzione che permette di importare una foto oppure un'immagine di qualsiasi tipo e di trasformarla automaticamente in video. Andiamo subito a vedere come funziona e quali risultati produce. Possiamo dalla schermata di Runway entrare direttamente da qui dove ci sono tutti gli strumenti a disposizione oppure cliccare sul banner in alto a destra. A questo punto ci troveremo davanti, come nel caso della generazione dei video a partire da il testo, a una semplicissima finestra. Vedete che possiamo sempre cambiare tra l'altro la modalità testo oppure immagine e in questo caso quindi ci basterà caricare l'immagine che vogliamo vedere. Vi ricordo che l'iscrizione di per sé è gratuita, chiaramente ci sono dei crediti limitati da poter provare. In alto a destra vediamo quelli che abbiamo a disposizione e ci specifica che ogni secondo di video usa 5 crediti, in questo caso ne abbiamo 89, quindi dobbiamo stare attenti nel fare le prove. Iniziamo caricando la prima immagine. Abbiamo detto che possiamo caricare un po' qualsiasi tipo di immagine, quindi partiamo da una fotografia scattata da noi, ma poi in verità faremo anche una prova con delle immagini a loro volta generate da intelligenza artificiale. Clicchiamo su Upload. Partiamo da un'immagine senza soggetto, in questo caso è un paesaggio, quindi in particolare un tramonto sul mare. Vediamo quello che possiamo fare. Nelle impostazioni avanzate possiamo fare soltanto alcune operazioni perché le altre sono ovviamente a pagamento, come l'upscaling e la rimozione del watermark, naturalmente. La durata di default è di 4 secondi per quanto riguarda il video generato, ma c'è scritto che dopo la generazione c'è la possibilità di estendere fino a un massimo di 16 secondi. Quindi clicchiamo direttamente su il tasto Generate e attendiamo. Ecco che ha generato il video, clicchiamo su Play per vedere il risultato. Allora, da quello che vediamo praticamente non ha animato effettivamente la mia foto, ma praticamente ne ha generata una nuova del tutto simile in verità e che però effettivamente è realistica. Anche l'effetto sul sole è praticamente identico all'originale, poi possiamo estendere, ma questo ovviamente costerebbe dei crediti extra e eventualmente possiamo scaricare quello che è stato fatto. Proviamo con un'altra foto. Proviamo una foto con un soggetto, tra l'altro una foto verticale, questa è fatta da cellulare, vediamo che cosa va a generare. Vediamo il risultato, quindi mettiamo tutto schermo, andiamo in play. Allora c'è da dire, in questo caso ha mantenuto il più possibile l'immagine originale, quindi non c'è come in quella di prima un cambio proprio dell'immagine. Chiaramente era una foto difficile perché abbiamo un soggetto un po' particolare e chiaramente è molto deformata, non si capisce bene in cosa si trasforma alla fine, però in verità è interessante che se guardiamo lo sfondo rimane abbastanza coerente nell'animazione, in realtà anche il soggetto fino ai primi 2 secondi, poi evidentemente non riesce più a generarlo, però già questa cosa qua è molto interessante. Finché abbiamo crediti andiamo avanti con le prove e proviamo invece con un soggetto umano. In questo caso è una foto col soggetto frontale, vediamo che cosa riesce a fare. Ecco il risultato, vediamo già un po' di deformazione sulle facce, però anche qua vediamo un attimo, lo sfondo sembra interessante, quindi vediamo che cosa ha creato. Fa molto ridere, però in realtà è bello questo, cioè è venuto bene, se guardiamo tutto lo sfondo c'è anche l'effetto del sole, è incredibile questo. Anche la mossa con i piedi, tutto sommato considerando che partiva insomma dalle gambe incrociate, in realtà ha funzionato molto bene, non è riuscito a ricostruire bene la ringhiera dello sfondo, però con le informazioni che ha questa forse è quella venuta meglio in generale. Proviamo una foto invece con un'automobile per strada, generiamo, l'elaborazione è finita, l'anteprima del primo frame non è così diverso dall'immagine originale, vediamo che cosa ha creato. Diventa una Peugeot
Sì, la macchina si trasforma e di nuovo sul paesaggio mi sembra che riesca a funzionare molto meglio rispetto che al soggetto. Dalla foto, tra l'altro, ha capito la provenienza del sole e in effetti l'effetto di luce è assolutamente coerente e anche la strada prosegue in modo simile a come effettivamente è nella realtà. Quindi questa sicuramente è migliore come soluzione. Andiamo ancora avanti, facciamo ancora un paio di esempi. Proviamo un'altra foto, questa volta è una foto in bianco e nero, un po' più artistica, tra l'altro in movimento, quindi con la macchina che sono un po' sfocate prima del movimento. Vediamo che cosa crea. Vediamo il risultato di questa foto in bianco e nero. È molto interessante, ha cambiato completamente l'immagine, ma è assolutamente coerente con l'immagine originale. Cioè parte con l'immagine originale, cambia, ma in realtà sono due inquadrature diverse, assolutamente coerenti. L'effetto è molto bello, è ovviamente più artistico, ma forse per ora, per come è il risultato finale, rende meglio forse un risultato del genere rispetto a qualcosa che dovrebbe essere super realistico. Adesso proviamo una foto invece prodotto, diciamo, still life. Abbiamo preso un'immagine stock direttamente, anche un po' artistica, quindi con gli oggetti messi a mezz'aria, e vediamo che cosa riesce a fare. Vediamo il risultato su questo still life di prodotto, quindi tastiera e mouse a mezz'aria. E no, direi che in questo caso non ha proprio capito il soggetto e sta generando delle forme stranissime. Può essere interessante di per sé, ma da questo punto di vista non funziona. Invece un'ultima prova che può essere molto interessante è quella di prendere intanto non una foto ma un disegno, e in particolare noi gli daremo un'immagine che è stata generata con un altro strumento di intelligenza artificiale che si chiama Leonardo AI, di cui poi parleremo in un video apposito. Quindi anche questa generata a partire da testo. Vediamo che cosa ha generato su quest'immagine. E come mi aspettavo, questa è probabilmente l'immagine che è venuta meglio. Quindi, essendo già un disegno, anche diciamo l'approssimazione che abbiamo visto nelle scorse immagini, di fatto qui non si vede. Per quanto ci sia qualche distorsione, l'animazione anche della persona è molto più realistica rispetto a quella di video precedenti. Quindi questo qua forse è il risultato migliore che abbiamo ottenuto in questa prima prova. Quindi abbiamo visto il nuovo strumento Image to Video, quindi partendo da un'immagine per generare un video basato su quell'immagine, che troviamo tra gli strumenti di Runway, di cui parleremo ancora in altri video perché comunque sta rilasciando moltissimi strumenti diversi e si stanno aggiornando molto rapidamente. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e noi ci